redime la sua umanità, cioè, vale a dire, traduco capovolgendo, l'umanità del genere umano redima tutti i peccati o i crimini o i delitti dell'umanità. Schiller cambia parere sulla grecità di questa tragedia goetheana. Nel 1787 esalta la grecità di quest'opera per il grande senso di calma che regna anche nelle scene di grande tensione, esattamente secondo i canoni individuati da Winckelmann per l'arte antica. Questo nel 1789. Ma in una lettera del 21 gennaio del 1802 scrive a Körner: un griechisch und modern è quest'opera di Goethe, quindi cambia parere completamente. L'Ifigenia di Goethe si è imposta nella considerazione comune come vedendo nel personaggio centrale di Ifigenia la civilizzatrice di barbari costumi. Questa visione è comunemente condivisa anche oggi, nonostante tentativi di leggere interpretazioni sulle quali non mi soffermo, è sostanzialmente anche quella sposata da Johann Gottlieb Fichte, ma con alcune particolarità assai interessanti. Ciò che costituisce il bello e l'emozionante di quest'opera per Fichte è il coraggio di decidersi per la verità. Ciò che rende belli e grandi i personaggi è la loro libertà, la capacità di liberarsi da ogni forma di schiavitù, in forza di una tensione alla verità. È come se la tensione libera alla verità potesse svincolare per sempre l'uomo da tutto ciò che lo condiziona e lo perseguita, vedi le Erinni e il destino tragico di tutta questa famiglia. Oreste rivela alla sorella la sua identità di fratello e questo viene da una decisione per la verità. Ich kann nicht leiden, dass du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Io non posso sopportare che tu, anima grande, dice Oreste alla sorella, possa essere ingannata da una o con una falsa parola. Zwischen uns sei Wahrheit. Tra di noi ci sia la verità, dice Oreste a Ifigenia. Anche al re Toante viene rivelata la verità da Oreste e da Ifigenia, ed è in considerazione di questa che il re Toante li lascia andare liberi. Anch'egli si pone come politico e capo di Stato oltre l'astuzia e la menzogna che caratterizzano i rapporti tra gli uomini. Cioè sono i rapporti tra gli uomini nella visione di Goethe, sono rapporti di potere e di schiavitù. Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm. Allora, appunto, violenza e astuzia sono il vanto massimo più grande degli uomini, ma ecco, essi vengono redenti da questo vanto assurdo dall'atteggiamento di fiducia pura e infantile che si può vedere in questa ricerca della verità e adesione alla verità da parte di Ifigenia e poi degli altri. Già a partire dal primo scritto in assoluto di Fichte, vale a dire la sua orazione di congedo, la Valedictio dalla scuola di Forta, si nota la presenza di un tema che attraversa l'intera produzione di Fichte e che anima tutti i suoi propositi e i principi filosofici. Le arti tutte, dalla retorica alla poesia al teatro, hanno quale loro compito e scopo precipuo quello di intrattenere, elevare e formare l'animo umano. L'arte è dunque un momento fondamentale nella formazione dell'uomo, nel processo di perfezionamento all'infinito della sua umanità.
L'essere razionale finito, l'uomo, deve coltivare e potenziare tutto ciò che può favorire l'imporsi della ragione sulla sensibilità e può facilitare l'affermazione pratica della libertà umana sul determinismo della natura. Questo è il pensiero di Fichte. Il ruolo di guida in tale compito non compete tuttavia all'artista, ma al filosofo, all'uomo dotto. Di fatto Fichte riscontra nella tragedia di Ifigenia di Goethe, in particolare nella figura di Ifigenia, ma anche poi negli altri personaggi, i tratti morali fondamentali del dotto, ovvero di colui che è costituito quale sacerdote dell'umanità per consacrarla e farla crescere nella verità, con la verità, verso la pienezza della verità. Infatti il dotto deve anzitutto presentarsi ai suoi contemporanei come un esempio di moralità. C'è in tutti gli uomini ein Gefühl des Wahren, un sentimento di verità, del vero, che certo non è sufficiente, ma deve essere sviluppato, provato e purificato. Und das eben ist die Aufgabe des Gelehrten. E appunto questo è il compito del dotto, dell'uomo dotto. In questo senso il dotto è il maestro del genere umano, der Lehrer des Menschen Geschlechts, è dunque l'educatore dell'umanità, il dotto, il filosofo, ma subordinatamente anche l'artista, è l'educatore dell'umanità. L'uomo è chiamato a questo, a dare testimonianza alla verità. Ich bin dazu berufen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Io sono chiamato a questo, a dare testimonianza alla verità. Ich bin Priester der Wahrheit. Io sono sacerdote della verità. E ogni uomo deve dire questo e deve lottare, soffrire per la verità. L'uomo deve essere deciso a fare tutto per lei, per la verità. La libera decisione per la verità scioglie tutti i conflitti. L'arte serve appunto ad elevare a questa altezza dello spirito che si esercita libero nel campo del vero. Tuttavia, soprattutto la filosofia è deputata a tale compito formativo. Qui si impongono alcune considerazioni. Primo, la teoria estetica di Fichte tende a risolversi in filosofia pratica. Tutto bello, eccetera, però lo scopo è questo. Secondo, dall'altezza di questa sua filosofia pratica, che celebra in tutto e per tutto la razionalità e la libertà, Fichte non è riuscito a cogliere lo spirito della riforma protestante, che pure egli addita come elemento fondativo e costitutivo dello spirito tedesco nelle Reden an die Deutsche Nation, per esempio. Infatti, la sua celebrazione dell'arte di Goethe non consente di cogliere la bellezza di un'umanità capace di redimere tutti i suoi peccati. No, scusate, la sua celebrazione dell'arte di Goethe, che consente di cogliere la bellezza di un'umanità capace di redimere tutti i suoi peccati, per quanto elevata e trascendente il dato della sensibilità, resta al di qua della libertà evangelica o propriamente cristiana proposta da Lutero nella sua tesi della giustificazione per fede, ma già subito a partire dall'inizio, la stessa lettera sulla libertà del cristiano a Leone X, 1520, eccetera. In realtà Fichte è rimasto sostanzialmente estraneo alla profondità del pensiero teologico di Lutero, ha colto gli aspetti più esteriori del processo di liberazione istituzionale da Roma e da una gerarchia che naturalmente soffocava questa interiorità da lui riscoperta. Del resto, per questo aspetto, Fichte stesso non è molto lontano o diverso dai grandi poeti della classic tedesca, voglio dire Goethe e Schiller. Ciò che separa e distanzia Goethe da Lutero
è l'impostazione completamente diversa delle questioni fondamentali della vita nel modo di vedere e di sentire del poeta tedesco rispetto al riformatore. Insomma, il suo ideale di umanità, l'ideale di umanità di Goethe non ha niente a che vedere con la condizione storica concreta dell'uomo peccatore giustificato, eh? Qualcosa di analogo vale anche per Schiller. Certo, Schiller ha rispetto a Goethe ben altra sensibilità per gli aspetti tragici dell'esistenza, tuttavia questo senso vivo della tragedia non avvicina affatto Schiller ai temi luterani della fede sperimentata nelle Anfechtungen, nelle prove, no? Né al tema del subcontraria specie, unter dem Gegenteil, che è la legge secondo cui Dio si comporta con l'uomo, e che sono appunto temi sviluppati da Lutero. L'umanesimo, sono alla fine, alla conclusione, l'umanesimo assunto secondo i modelli del classicismo, compresa la colorazione razionalistica degli ultimi sviluppi dell'illuminismo, ha sviluppato nel pensiero classico tedesco un'estetica piuttosto distante dai grandi temi teologici della Riforma, in nome e per conto di una libertà dell'uomo che tende a concepirsi come unico e assoluto punto di riferimento nella storia. Il punto di vista di un uomo che tutto sommato si spaccia all'altezza di una soluzione armonica di tutti i problemi dell'uomo. Grazie. Ringraziamo Monsignor Buzzi veramente per questa lezione magistrale di filosofia, di come veramente trovo che questo contributo sia perfetto all'interno di questo organigramma del convegno, perché senza queste considerazioni teoriche di sostanza profonda non si può poi comprendere il resto, e si è capito questa interazione tra la letteratura, la musica e quello che è questo recupero di certi temi filosofici poi riportati, no, alla luce da, appunto, da, in particolare dalla figura di Fichte, e poi quindi riattualizzate in queste tematiche che sono proprie di questi anni che stiamo affrontando adesso, sul significato proprio di questa nuova rivalutazione dell'uomo attraverso le considerazioni sulla verità, la libertà. E lei giustamente notava che comunque sia c'è quasi una, si crea una distanza tra quelli che erano poi le indicazioni di Lutero, forse una conseguenza portata all'estremo, no, di questa valutazione dell'uomo che sta appunto in questa tensione, no, tra verità e conoscenza. E poi però appunto ci conferma anche di questa poetica, no, di questo periodo nostro che stiamo vedendo, artistico, di questa, come lei ha spiegato, la stessa poetica di Goethe, di questo, come dire, questi contrasti che si placano, queste affermazioni che ha preso dai brani sono interessanti perché si possono, come dire, applicare tranquillamente a queste immagini che abbiamo visto finora, quindi vediamo come c'è una coincidenza ovviamente, no, tra i vari studi che si stanno facendo in questo periodo, per cui un doppio grazie proprio perché ci permette poi di addentrarci ancora meglio all'interno dei vari contributi. Siamo a mezzogiorno in punto, proseguiamo, mi permetto di chiedere, non ho un auctoritas da dire, facciamo un intervallo, no. Io... Ah, va bene, vabbè, io non posso uscire. Allora, proseguiamo e... Ah, bene, proseguiamo con la Scuderia Spiriti, diciamo così, con la studiosa Vittoria Orlanti Balzari della Università dell'Insubria, e che adesso si può... ce l'ha il computer, le immagini possiamo... Eccoci qua, che ci parlerà dei fratelli Verri, promotori dell'arte neoclassica. Grazie.
Buongiorno, parlerò dei fratelli veri, un argomento di cui mi sono occupata per molto tempo, praticamente di tutta la famiglia Verri, ma in particolare questi fratelli perché costituiscono una sorta di unicum nella storia dell'arte e nella storia della cultura in generale, proprio perché quattro fratelli maschi che si sono distinti ognuno per delle competenze particolari in ambito culturale. Parliamo in termini generici, ambito culturale. Non è una famiglia di grandissima nobiltà, cioè la famiglia Verri esiste da, diciamo, dal partire dalla fine del Cinquecento come una famiglia patrizia milanese, che però si infeuda solo alla fine del Seicento comprando il titolo di conti. A questo punto proprio è il Settecento che vede l'ascesa della famiglia da un punto di vista soprattutto politico e culturale, e la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, a partire proprio da quell'odiato padre che Pietro Verri continuerà a criticare da vivo e da morto, che appunto è una famiglia che ha sempre partecipato agli eventi culturali, non solo milanesi ma quelli che sono di più ampio respiro internazionale. Tanto è vero che Pietro Verri, come accennerò dopo, era stato invitato dai filosofi francesi a partecipare ai loro, diciamo, alle loro sessioni e alle loro accademie, ma poi manderà il fratello Alessandro al posto suo. I problemi tecnici sono dovuti al passaggio tra il Mac e il computer normale. Facciamo finta di vedere lo stesso le immagini. Questa volevo farvi vedere semplicemente il ritratto di il ritratto di Gabriele Verri, che è appunto il padre di questi fratelli, che ha sempre fatto l'avvocato, è sempre stato il senatore del regno, è stato conte reggente presso Maria Teresa, quindi un personaggio di grandissima importanza, ma che ha fatto anche il poeta, ha lasciato più di 350 poesie, apparteneva sia all'Accademia dell'Arcadia sia all'Accademia dei Trasformati, e questo ci fa capire come in fondo anche il padre di questi quattro fratelli, pur essendo considerato il più retrogrado della famiglia, in realtà avesse anche lui un afflato verso la modernità. Ma quello che ci interessa sono soprattutto i suoi figli, e i figli appunto sono questi quattro maschi, che sono Pietro, Alessandro, Carlo e Giovanni. Giovanni lo lasciamo un attimo per conto suo, perché ha fatto un tipo di vita e delle scelte un attimo particolari, ma quello che non interessa sono gli altri tre fratelli, in particolare Pietro, Alessandro e poi vedremo anche Carlo. Conoscerete, immagino, questa immagine quasi tutti, perché è l'Accademia dei Pugni. Pietro, il fratello Alessandro, alcuni conoscenti, tra cui Cesare Beccaria, fondano questa Accademia Culturale a Milano e istituiscono, invece di atti di convegno come possiamo immaginare noi, una vera e propria rivista, una rivista del tipo internazionale, che era Il Caffè. Già la parola stessa, come sapete tutti, ha una portata particolare, perché il caffè era quella bevanda che univa la cultura locale con la cultura internazionale, era la bevanda internazionale per eccellenza, e nello stesso tempo faceva riferimento a quei coffee room, a quei luoghi dove gli intellettuali si riunivano per discutere del progresso, per discutere della cultura, per discutere dell'avanzamento della civiltà. E così appunto i fratelli Verri pubblicano questa serie di articoli in forma di rivista per pochi anni, nella quale infatti loro cercano anche di conoscere e far conoscere al pubblico quali sono le pubblicazioni internazionali più interessanti, in particolare quelle che provenivano dalla Francia. Ed è proprio per questo che, questo è Pietro, e questo è Alessandro, e questo è Cesare Beccaria, ed è proprio per questo che appunto Pietro Verri viene invitato dai filosofi francesi a discutere, a parlare, a intervenire, solo che all'ultimo, per motivi non molto chiari, non se la sente di affrontare questo viaggio e manda il fratello come ambasciatore.
questo sarà veramente la cartina di tornasole, perché Alessandro Verri, una volta che a Parigi, decide di non tornare più a Milano. Prende un battello, va fino a Londra, conosce la cultura inglese, si innamora della cultura inglese, che al momento era quella più importata al neopalladianesimo, quindi ha una cultura prettamente classica, importata molto sulla praticità, sulla semplicità, su quei valori che poi ritroverà a Roma attraverso appunto il neoclassicismo di Winckelmann. Alessandro quindi va a Londra, scopre tutto ciò e si rende conto che non può tornare a Milano. Milano gli sta stretta, non è più la città per un uomo del genere. Quindi prosegue il suo viaggio una volta arrivato a Genova e attraversa l'Italia e decide di stabilirsi a Roma, dove incontrerà la sua musa, la sua amica, la sua compagna, Margherita Gentili Sparapani Boccapaduli, la quale anche lei è una donna estremamente colta e ha già nel suo salotto un circolo di intellettuali con cui dialoga anche in lingue straniere. Ma a Roma conosce Winckelmann e ne fa accenno soltanto una volta a Pietro, ma si capisce che la conoscenza non era puramente un accenno. Al fratello Pietro, come sappiamo, ha scritto tantissime lettere. Una di queste è datata 2 luglio 1768. L'abate Winckelmann, uomo di merito e giudizioso antiquario, autore dell'Art des Anciens ed altre opere, tedesco di nazione, che abitava in Roma, è stato assassinato a Trieste da un fiorentino che gli si fece da compagno di viaggio nel suo ritorno da Vienna. Alessandro è a Roma dal 67. È impossibile che non l'abbia conosciuto, anzi è molto probabile che l'abbia conosciuto proprio grazie a Margherita Gentili. E ci rendiamo conto di quanto